una signora anziana praticamente viene aggredita appena apre l'uscio di casa da una donna giovane, l'aggredisce, gli salta addosso, prima la strattona, dopo la butta per terra e per terra gli urla di consegnare del denaro che evidentemente pensava conservasse in casa la signora. Non paga, vedendo che la signora comunque non veniva meno nella fermezza, la prende, la sbatte per terra, si lancia sulla signora anziana, la signora classe 1944, da qualche mese la vedova pure, quindi immaginate lo stato psicologico in cui stava la signora più quest'altra situazione qui, viene buttata per terra e per terra più volte viene percossa e una volta presa per i capelli battuta fisicamente più volte per terra la testa fino ad arrivare alla rottura al trauma con fuoriuscita ematica copiosa, diciamo, che macchia per terra. Più continua l'aggressione, visto che urlava, inizia a nastrarla la bocca e la signora, sempre con una forza incredibile, riesce ad abbassarsi il nastro isolante per cercare attimo di respirare, perché è per evitare e per resistere ancora in maniera veramente eroica nei confronti di questa donna che la percuoteva in maniera violenta. Alla vista di tutto quel sangue per terra, alle urla, al muore, la ragazza che aveva aggredito, aveva posto in essere questo tentativo di rapire, a quel punto capisce che insomma la situazione poteva degenerare e quindi si spaventa e decide di desistere dal tentativo. Ma non desiste dal tentativo perché si è passato tra virgolette davanti alla coscienza, assolutamente no. Lei desiste da quel tentativo per la fiera reazione posta dalla signora, prima cosa. Seconda cosa, si spaventa perché vede tutto questo sangue uscire dalla testa, quindi capisce che è andata al di là di quello che era stato pianificato nella sua testa. Scappa via insieme a un'altra complice che l'aspettava sotto quell'abitazione, che dopo scopriremo, ora narreremo come arriviamo anche alla complice. Chiaramente la signora non riesce a chiamare aiuto, riesce a chiamare il numero di emergenza, arrivano immediatamente le pattuglie, si parte subito, non si perde tempo, il nucleo investigativo immediatamente si attiva. Tutto avviene nell'ambito purtroppo della tossicodipendenza. Tossicodipendenza, spaccio di sostanze stupefacenti, debiti non onorati. Questo è l'humus in cui si muove, si svilupperà questo gravissimo episodio.